Buongiorno a tutti. In questo video non volevo parlarvi del Corano perché in questi giorni sto trattando della Bibbia. Come vedrete in un video che uscirà più tardi, cambierò l'orario comunque perché le 9 non va bene, ma uscirà. Parlo dei vari codici della Bibbia, le Bibbie più antiche che oggi si trovano, che comprendono il Codice Vaticano. Il codice alessandrino e diciamo che sono conservate il codice Vaticano proprio nella Biblioteca Vaticana, il codice alessandrino. Questo è il codice sinaitico che è sempre nominato e menzionato dai cattolici. Queste Bibbie, da notare, comprendono degli scritti paleocristiani, quindi che risalgono ai primi anni del cristianesimo, parliamo 90-100 d.C., quindi la prima lettera di Clemente, la seconda lettera di Clemente, la lettera di Barnaba, scritti che successivamente furono esclusi dal canone. Ora ci chiediamo perché. Tra gli scritti che furono esclusi dal canone nelle Bibbie successive al famoso Concilio di Costantinopoli che segnò il trionfo dell'eresia, abbiamo gli scritti di Eusebio di Cesarea. Eusebio di Cesarea era un simpatizzante di Ario, quindi un vescovo ariano, e egli sosteneva giustamente la dottrina della subordinazione del figlio al padre, perché questo è nelle scritture. La dottrina della consustanzialità che fu espressa nel Concilio di Nicea non è biblica, mentre, come disse Eusebio di Cesarea, la dottrina della subordinazione è esatta perché corrisponde a ciò che è scritto nella Bibbia. Quindi la Bibbia fu modificata per avvalorare le tesi sia del Concilio di Nicea che successivamente, quando le tesi ortodosse divennero la dottrina ufficiale, però noi diremmo eretiche perché sono eretiche in realtà, la dottrina della subordinazione venne accantonata, ma in realtà era questa in origine. E gli scritti di Eusebio di Cesarea, tra cui il commento ai Salmi, anche stranamente gli scritti paleocristiani, vennero esclusi dal canone. Quindi, perché le Bibbie furono modificate? Soprattutto nella Bibbia dei Testimoni troviamo la parola "è un Dio" riferito a Gesù, che sembra avvalorare la tesi di Eusebio di Cesarea e di Ario. Come vedremo, non solo nella Bibbia dei Testimoni, perché farò un altro video a proposito, ma anche in altre traduzioni, viene tradotto la parola "è un Dio", riferendosi ai testi del III secolo, quindi antecedenti al Concilio di Nicea di Costantinopoli, in cui si aveva una diversa visione della Trinità. Questi testi sono in copto saidico ed erano diffusi tra le primitive comunità egiziane. Quindi, prima di credere nell'eresia, guardate la storia, guardate i miei video e vedrete qual è la verità. La teoria della subordinazione, la subordinazione del figlio al padre, è biblica. Tutto il resto è inventato. Con questo vi saluto. A più tardi.